So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Finisce 2-2 il posticipo del girone B del campionato giovanissimo di fascia B tra Aprilia e Anzola Pini. Al centro sportivo Primavera si vive un pomeriggio di bel calcio e veramente belle giocate. Aprilia in campo con Alia, Longobardi, Zanellato, Trincia, Picchi, Mazzaroppi, Carini, Muccio, Follo, Fusser e Sicari. Risponde Anzola Pini con Statello, Ruggeri, Petrocelli, Torresani, Duvanov, Lo Monaco, De Gennaro, Rinaldi, Alberici e Di Magno. La partita vive di sprazzi, il primo tempo vede la formazione di casa giocare quasi ripetutamente all'attacco. La prima occasione arriva al quinto minuto di gioco da questa conclusione da fuori, ma per la prima c'è solo una palla sul fondo. Aprilia che vede crescere i ritmi poco dopo ed è il tiro di Sicari ben imbeccato che finisce di poco sul fondo. 14esimo e ci pensa Fusser con questa punizione di sinistro a portare in vantaggio i suoi. Magic Box e la pennellata vincente. All'Anzio Lavigno resta lì Sornione e al 21esimo, grazie ad Alberici di potenza, anche ancora su punizione, trova il pari 1-1. Accade tutto in poco tempo ed è così che al 28esimo l'Aprilia si riporta di nuovo in vantaggio grazie a Muccio che si sposta il pallone sul destro e chirurgicamente mette la palla alle spalle del portiere ospite. 2-1 in favore dell'Aprilia e prima che si conclude qui. Ripresa che si apre invece con Lazio Lavigno proteso a cercare il pareggio grazie a questo ribatti in aria verso il quinto minuto di gioco. Alberici non trova bene la porta e la palla si perde sul fondo. L'Aprilia trova però due occasioni nitide da gol per provare il tris. La prima è al 7 minuto di gioco, grazie a Fusser che prova il tiro da fuori, ma la palla si perde alto. Poco più tardi è il 9 minuto, fa tutto il gioiello di casa. Il numero 10 porta a spasso mezza difesa avversaria, si porta il pallone sul destro ma lo smorza troppo e il pallone si perde all'altro. Così, passato lo spavento, Lanzio Lavigno trova la forza di riproporsi in avanti e verso il 18esimo minuto di gioco comincia a farsi vedere dalle parti del portiere di casa. È Alberici a spaventarlo, ma è calcio d'angolo. Un minuto dopo e sono ancora brividi per la prima ed è ancora Alberici, ben imbeccato dal suo compagno a provare ancora il sinistro, ma è ancora calcio d'angolo. Dal corner è il 19esimo minuto di gioco. Arriverà l'episodio del calcio di rigore. Per il fischietto, il direttore di gol. E per il secondo. Dagli 11 metri, Alberici non sbaglia. E di potenza, insacca il 2-2 per la sua doppietta personale e il pari in favore della sua vita. Il nuovo equilibrio smorza un po' la partita, che vive però il suo ultimo assalto verso il 32esimo, quando il numero 14 della formazione ospite viene espulso per protesta e Lanzio Lavigno resta in 10. Del rosso a Policarpo. Fusser tenta un ultimo tentativo sulla posizione successiva, ma stavolta il sinistro non ha fortuna e il match può dirsi concluso qui, perché dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara dice che può bastare. 2-2.